Di nuovo insieme dunque per leggere le pagine di sport in Serie B e la settimana che conduce al derby, a Liberati tra Ternana e Perugia, la prima sfida nel 1910, lo leggiamo con il Corriere dell'Umbria, Terni sono 17 le vittorie rossoverdi, 4 quelle biancorosse, 15 i pareggi, prevendite boom in Casaferri, già venduti 2500 biglietti. La Ternana infatti ci arriva sulle ali dell'entusiasmo, del buon momento, invece tutt'altro umore in casa Perugia. Allora la strigliata di Santo Padre, tutto il grifo a rapporto, il presidente è piombato in sede per un faccia a faccia con giocatori, allenatori, staff e dirigenti. Mister Frankie Gara ha già usato toni forti per scuotere il suo Perugia, atteso da una sfida davvero delicata. Fabinho e Taddei finalmente in gruppo. Fascia da capitano, tutti la indosseranno. L'esterno brasiliano si candida per Terni. Leadership dopo Comotto, Lanzafame, Rosati e Ardemagni in partita, ecco, del prete. E questo dunque per il Perugia che si prepara alla gara di sabato. La nuova Ternana, difesa alta, pressing e verticalizzazioni. Il nuovo credo tattico di Breda ha trovato nella mediana in Furlan e Belloni interpreti magistrali. Andiamo in Serie D, Città di Foligno, Santuccio, Scalpita, Arcipreti garantisce, ha sempre giocato in A. Il Falco festeggia la prima vittoria esterna e guarda avanti con il centrale sudamericano. A Piancastagnaio la miglior gara, si vede il lavoro di Battistini, dice il DS, attesa per il ricorso sulla squalifica di Napolano. A Città di Castello, tre sconfitte consecutive e una valanga di gol subiti, fuori casa proprio non va. Il DS Calagretti dice: io penso al mercato, ma dobbiamo cambiare. Spoleto, Pecorelli prende Manes e taglia, è bene che qualcuno cambi aria, dice il presidente. A Gubbio e Gualdo Casacastalla reduci dal derby di domenica scorsa a Luzzi, allora locali contenti, Gubbio furioso, è ovviamente il momento dell'analisi, il presidente Rossoblu dice oggi tutti a rapporto, i tifosi arrabbiati attendono la squadra al ritorno in città, Palazzi del Gualdo Casacastalla dice non pensavo risegnare, che accoglienza. Per me, noi prova di carattere, Notari dice due punti persi, squadra moscia. Questo quindi è il momento dell'analisi della gara di domenica a Luzzi e noi scendiamo in eccellenza con il fatto che naturalmente ha attirato l'attenzione della cronaca, l'esonero del tecnico del Petrignano Cairoli che commenta: io esonerato prima della Subasio, che fiducia nei ragazzi. Continua dunque le prese di posizione su questo episodio, sicuramente anomalo. E poi Sir Safety Conad, siamo alla pallavolo maschile, è iniziato il conto alla rovescia, domenica contro Verona, l'esordio in campionato, Atanasievic, Fromme e Caliberda sono a Perugia, domani sera l'ultima amichevole stagionale a Siena, attesa per l'arrivo in giornata di Buti, doppio Birarelli in campo o no con dubbio, scusate, Birarelli in dubbio o no con contro le avversarie della Calzedonia. E poi per il karate, la Perugina Pezzetti è medaglia d'oro all'Open di Salisburgo, il tiro a volo Michael Spada Cannibale nella tappa dell'UGB Point con un perentorio 49 su 50, fa sua la gara sulle pedane del TAV di Foligno. Con il giornale dell'Umbria, ripartiamo dal Perugia, Rossi e Rosati, tifosi, scusateci, dopo il tonfo di Latina, via i confronti pre-derby, alla ripresa Bisoli chiede calma e supporto, poi tutti a rapporto da Santo Padre e il tecnico si inventò la turnazione dei capitani. Intanto il presidente Santo Padre ha chiesto il massimo apporto da tutti, difensore e portiere si sono presi la responsabilità degli errori, Ardemagni e Lanzafame consapevoli di quanto vale questa sfida. Quella appunto con la Ternana, Ternana che si sente forte e solida in casa, ecco il segreto, la vittoria Liberati senza subire gol in attesa appunto del Perugia. In Serie D ora Foligno di Paola oltre 150 gol, che gioia, due reti alla Pianese, nuovo record, il Bomber dice guardiamo avanti con grande fiducia. Intanto segnaliamo per l'esordio dell'Egubino Matteo Passeri in Champions League, la tappa a Zagabria, infatti farà parte dei direttori di gara della sfida del girone F, quello del Bayern Monaco, la sfida tra Dinamo Zagabria e Olympiacos, appuntamento alle 20:45, ennesimo traguardo prestigioso per l'assistente Egubino. A proposito di Gubbio Calcio, Se Magi stecca con lo Scandigi. Con lo Scandicci pronto Sandreani, domani la ricapitalizzazione in società. I tifosi delusi dalla prestazione del Luzzi hanno chiesto spiegazioni ad alcuni giocatori. Intanto sul derby il vice di Manuelli, Giorgio Bellucci, il pari vale un punto in classifica e una cena offerta
dall'amico Casagrande. Poi Gualdo Casacastalda, Palazzi è già il nuovo idolo dei tifosi, un inizio davvero col botto, il difensore sammarinese in gol all'esordio assoluto, accoglienza speciale, sono felice della scelta fatta, non poteva sicuramente bagnare meglio il proprio esordio. In eccellenza tiene banco l'esonero di Cairoli, come abbiamo detto, siamo rimasti sorpresi, le reazioni appunto l'indomani di questo episodio. Polidori dice: adesso pensiamo alla sfida di Bastia, la squadra intanto è stata affidata a Ortolani. Poi in promozione la seconda giovinezza calcistica di Gnagni, a Branca ho ritrovato la voglia di giocare, la rivelazione Ubina non smette di stupire, ma pensiamo a salvarci. Pallavolo, la Sir mette Verona nel mirino, Caliberda, Tanasievic e Fromm si sono aggregati, oggi arriva Buti, il team sarà al completo dunque per il debutto. Poi Michele Spada, Profeta in patria a Foligno, l'ottimo risultato nel tiro a volo. La Nazione, Perugia, il giorno nei confronti, Santo Padre dà la sveglia a tutti, il presidente Appian Di Massiano strigliata, giocatori e tecnico, e torna un giorno per la nostra città, la squadra all'asilo, nido della Nestlé. Biancorossi intanto sono già tornati in campo per la preparazione verso il derby, e se con Como 8 out la fascia è itinerante, come abbiamo detto, intanto sono già in vendita i biglietti per la gara con il Cagliari del martedì successivo. Serie D, Arcipreti, la più bella gara della stagione, dice il responsabile dell'area tecnica del Foligno. Poi promosse bocciate nella giornata, in Serie D Città di Castello che Batosta in eccellenza, il Trestina sale, colpo Bastia. E questa è dunque la radiografia dei due campionati. Chiudiamo con il Messaggero, Grifo, il derby che scotta. Il KO di Latina alza la pressione su squadre tecnico nella settimana che porta a Liberati. Interviene Santo Padre, tocca a Bisoli curare il Perugia malato. È tempo di scelte tattiche di uomini definitive, senza certezze non si va lontani. I tempi di attesa ci sono, ma non possono essere infiniti. Il match di Terni è al momento giusto. Gubbio, Maggi in bilico, scrive il Messaggero, decisiva la prossima con lo Scandicci, senza i tre punti, pronto il ribaltone in panchina con Sandreani. A pallavolo, Sir Conrad, tutti più felici, è tornato a Tanasievic. E per chiudere con il Foligno di Paola fa 151, non ci fermiamo più. Il bomber festeggia con i compagni il traguardo dei gol in carriera e lancia la sfida al campionato. Finalmente ci siamo sbloccati, con Battistini si lavora bene, grande intensità. Infermeria, Montanari, allarme rientrato, Urbanelli da valutare. La Voluntas, così usciremo dalla crisi, agli dice necessario prendere meno gol e frenare l'espulsione. Poi tennis, a Villa Candida, ecco i migliori under 17. Infine il calcio femminile, Falchette esordio subito da cancellare. Noi con questa notizia chiudiamo l'appuntamento con TRG Mattina. Vi ricordo dalle 10 su RGM gli appuntamenti con RGM Flash, poi alle 18.30 il notiziario, su TRG alle 13 TRG Plus e dalle 19 i nostri notiziari. Naturalmente tutti gli aggiornamenti nel sito internet www.trgmedia.it. Grazie e buon proseguimento con i programmi di TRG.